noi piace pensare che l'hospice è la casa di tante case, un luogo dove si incontrano e si intrecciano le vite di molte persone, degenti e operatori. L'Hospice Villa d'Algisa nasce nel 2013 da una convenzione tra Azienda USL di Ravenna, la Cooperativa Sociale Società Dolce di Bologna e l'Istituto Oncologico Romagnolo di Forlì. È una struttura territoriale, accreditata e convenzionata, di cure palliative per malati oncologici in fase critica, che necessitano di una presa in carico che abbia come obiettivo principale la qualità di vita e il rispetto della dignità del malato. In hospice si incontra gente, si conoscono tantissime persone, tutte speciali, ognuna con i propri vissuti, i propri percorsi di malattia, i propri stati d'animo. Ci si riappropria con loro di quelli che sono i veri valori della vita. Si vede l'amore, la dedizione, il modo che ognuno di loro ha di affrontare paure e criticità. Si riscoprono i valori, quelli della famiglia, dell'amicizia, i valori veri. Qui si può riscoprire il valore delle piccole cose perché hanno davvero importanza. Lavorare in hospice significa essere disposti a mettersi in discussione attraverso l'incontro e il confronto con aspetti umani ed esistenziali della vita dell'uomo. Ma questi aspetti devono essere prima di tutto ascoltati, compresi e rispettati. Lavorare in hospice insegna a conciliare il professionale con l'umano per far sì che la relazione d'aiuto tra il paziente e i familiari possa essere competente e autentica. La vera scelta di lavorare in hospice matura con il tempo e si carica di tutti quei significati che ognuno di noi attribuisce sia nel percorso professionale sia nella vita privata. Rimanere in hospice significa voler continuare a crescere perché ci si sente parte di un progetto condiviso, dinamico e aperto, perché le cure palliative sono anche questo. Prendersi cura dell'altro preservandone la qualità di vita significa mettere in pratica i tre saperi: il sapere professionale, il saper fare, accompagnare il malato e la sua famiglia, rispettandone i tempi, i bisogni, le reazioni, in modo naturale e autentico. Tutto questo significa tradurlo nel saper essere nuove persone. Presso l'hospice opera un'equipe multiprofessionale. Due medici palliativisti, di cui uno con funzione di direttore sanitario, un coordinatore infermieristico, un case manager, 10 infermieri, 10 operatori sociosanitari, 2 psico-oncologhe, una fisioterapista, un impiegato amministrativo e 6 volontari. Essere fisioterapista in cure palliative significa rappresentare un progetto quotidiano, diventare quella scintilla che fa la differenza. L'attesa di un appuntamento importante, la sfida con le difficoltà e i limiti che la malattia ti mette di fronte. Per me personalmente è importante diventare la testimonianza che ad affrontare tutto questo non sei da solo, perché qui nessuno è solo. I medici, le psicologhe e la fisioterapista sono finanziate dall'Istituto Oncologico Romagnolo, di cui fa parte anche il gruppo volontari. Noi operatori sanitari collaboriamo quotidianamente con i volontari dello IOR. Loro portano i nostri pazienti e le loro famiglie sostegno, compagnia, ascolto. Li consideriamo un valore aggiunto perché rafforzano l'aspetto umano e sociale delle cure palliative e questo aiuta i nostri pazienti e migliora la qualità delle nostre cure. Il volontario entra in punta di piedi e tende una mano, regala un sorriso, porta la normalità dell'abito che indossa nella stanza di ogni paziente. È la finestra attraverso cui si continua ad osservare la vita. If I should die this very moment, I wouldn't fear. For I've never known completeness like being here. L'hospice dispone attualmente di 13 posti letto in stanze singole, attrezzate per ospitare, oltre al malato, anche un familiare. Il principio fondamentale delle cure palliative si fonda su un lavoro in rete tra i diversi contesti di cura, che accolgono e accompagnano il paziente e la sua famiglia lungo tutto il percorso di malattia.
L'hospice garantisce anche l'assistenza domiciliare. Per me entrare nelle case delle persone ha un valore molto grande. Entri nelle loro vite, permetti loro di non essere allontanati dal loro rifugio più sicuro. Questo diventa un momento di scambio reciproco. Anche io ne esco arricchita dalle loro storie, dai loro racconti e soprattutto dalla loro accoglienza. Diventa un momento di condivisione di un progetto comune, che è migliorare la qualità di vita anche al domicilio. Il progetto principale a cui miriamo è quello di migliorare. Migliorare ciò che facciamo e come lo facciamo. Per me stessa, per i miei colleghi, per i nostri pazienti e anche per le loro famiglie. A volte ci sono momenti tristi, difficili, emotivamente intensi. Cerchiamo sempre di affrontarli al meglio e almeno ci proviamo. Il passaggio fondamentale che ci permette di prendere queste esperienze, che comunque sono di un forte impatto emotivo, per crescere in meglio, si realizza grazie al lavoro di equipe. La filosofia delle cure palliative trova la sua massima espressione nel prendersi cura dell'altro e per questo motivo noi operatori della rete delle cure palliative ci immaginiamo come tutti uniti da un unico filo d'oro che ci permette di condividere progetti multidisciplinari. Tutto questo significa viversi nel noi e non come singole persone. Ci sosteniamo a vicenda, sappiamo di poter contare in ogni momento uno sull'altro, perché nessuno qui si deve sentire solo. Lavorare in hospice è terreno di grande arricchimento umano, perché ti permette di capire il valore del tempo, riaggiustare il tiro sulle priorità, a dare valore al senso della vita. Ti permette di imparare a vivere il qui ed ora, perché ogni momento ha un valore assoluto. Ecco perché l'hospice è una grande scuola di vita. I'll lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found.